del Comando Provinciale di Perugia hanno illustrato i dettagli degli arresti dei presunti rapinatori della Banca Toscana. A stretto giro si deciderà sul futuro della San Gemini e dei suoi lavoratori. Si lavora per evitare il fallimento. Umbria Libri, edizione 2013, ha aperto i battenti. Il DS del Perugia, Roberto Goretti, chiede alla squadra domenica contro la capolista una prestazione dignitosa. Benvenuti da TEF Channel News. Dopo gli arresti dei quattro presunti responsabili della rapina in banca dell'Era di Corciano, i carabinieri del Comando Provinciale di Perugia hanno illustrato i dettagli dell'operazione. Marcello Migliosi. È lui il malvivente. Ora un istante e vedremo i dettagli dell'operazione che si è svolta nel primo pomeriggio di ieri. Sono stati arrestati i quattro presunti responsabili della rapina della Banca Toscana ad Ellera di Corciano. Massimiliano Vasante, è lui il malvivente che materialmente ha compiuto ieri la rapina nella Banca Toscana di Ellera di Corciano, ora acquisita da Monte dei Paschi di Siena. L'uomo è stato arrestato insieme ad altre tre persone sotto al cavalcavia del raccordo Perugia-Bettolle, via Tuzzi, dal quale erano usciti perché inseguiti dal nucleo operativo dei Carabinieri di Perugia. Gli arrestati sono Romolo Severi, Ada Salvucci, che era la guida della Mercedes, poi speronata dai militari, e sua sorella Luciana. Tutti dell'Interland romano e tutti con precedenti penali, i due uomini in particolare proprio per rapina. Vasante era già sottoposto al regime restrittivo dei domiciliari. I carabinieri, al seguito del tenente colonnello Pierugo Todini, nella brillante operazione hanno recuperato l'intero bottino, 16.700 euro, più il coltello utilizzato dal malvivente per intimidire il personale della banca. Vasante, dopo il colpo, era fuggito a bordo di una Panda. La piccola vettura è stata abbandonata poco distante ed è salito sulla Mercedes e da lì la fuga a grande velocità sul raccordo. Ma per loro non c'è stato proprio niente da fare. La forza dei carabinieri li ha travolti, speronati, bloccati e ammanettati, tutto nel giro di pochissimi minuti. Marcello Migliosi, TEF Channel News, Perugia. Sul tavolo del ministro Cancellieri la domanda di grazia per Tiziana Deserto avanzata da parte del marito della donna condannata per l'omicidio della figlia Maria Geusa. Paola Costantini. Il ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri dovrà esprimere il proprio parere sulla richiesta di grazia per Tiziana Deserto avanzata dal marito Massimo Geusa. La Deserto è stata condannata a 15 anni di reclusione per concorso nell'omicidio di sua figlia Maria, morta all'età di 2 anni e 7 mesi, uccisa da Giorgio Giorni. La piccola fu uccisa nel 2004. Secondo i giudici, la donna, che aveva una relazione con Giorni, gli avrebbe affidato la figlia nonostante sapesse degli abusi e delle violenze. La donna, che ha sempre respinto le accuse che le sono state mosse, è rinchiusa nel carcere di Lecce dal 2012, da quando la Cassazione ha confermato la condanna. Il marito, Massimo Geusa, è sempre stato convinto dell'innocenza della moglie e per lei infatti ha inviato una richiesta di grazia al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ad integrare la richiesta dell'uomo una lettera di perdono dei suoi genitori, che nel procedimento penale sono indicati come parti offese. Una buona notizia, perché dopo la nostra denuncia sociale di qualche giorno fa a Bastiola di Bastia Umbra è stata ripulita la via della sporcizia. Sentiamo Marcello Migliosi. Bene, questo dobbiamo registrarlo, è il nostro piccolo grande successo. Ci troviamo nella stessa strada, vedete, siamo a distanza di pochi metri dal distributore dell'Agip a Bastiola di Bastia Umbra e a poco distanza da questo grande magazzino, da questo grande supermercato. Qualche giorno fa vi avevamo mostrato i rifiuti che venivano sversati diuturnamente su questa aiola, lungo questa strada che è esattamente di servizio per il carico e scarico di questo imponente supermercato. Bene, c'era di tutto, anche le erbacce devo dire, quindi qualcuno ha pulito, forse il comune ha fatto rispettare le regole che dice ci fossero in essere tra l'istituzione
e questo magazzino che vedete qua, questo supermercato con questo grande piazzale, la cui strada, lo ripetiamo, è stata realizzata per permettere il carico e scarico. Ecco, tutto quello che c'era qualche giorno fa, lattine di Coca-Cola, di Fanta, estate, cartacce, sporcizie di ogni genere, rifiuti di ogni tipo, sono stati tolti. Siamo soddisfatti davvero tanto e ringraziamo, non so chi, ma ringraziamo chi ha fatto tutto questo. Verosimilmente io credo sia stato il comune che questa volta ha fatto rispettare le regole e gli accordi che erano stati sottoscritti evidentemente con questa azienda o con chi comunque in qualche misura aveva la responsabilità di fare manutenzione ordinaria e soprattutto di togliere tutto ciò che è sporcizia su questo luogo. Siamo molto contenti, il nostro piccolo grande risultato è un buon comportamento civile da parte di chi aveva la responsabilità. Lo ricordiamo sempre, siamo vicino alla, come sentite anche dal traffico, sulla 147 a Sisana, a Bastiola di Bastia Umbra. Bene, siamo soddisfatti, continueremo così. Torna TEF Denuncia Sociale. Di servizi, situazioni di degrado, disagio, inciviltà? Chiama il 337-644-183, invia un fax allo 075-528-9588 o una mail a direttore@marcellomigliosi.it. TEF Denuncia Sociale ti ricontatterà. Verremo da te e la tua accusa avrà una voce nel silenzio dell'informazione. TEF Denuncia Sociale. Chiamaci oppure carica tu il tuo video di denuncia su YouTube ai parametri di accesso in sovraimpressione. Username tefpiragna@gmail.com, password channeltef3. TEF Denuncia Sociale, www.tefchannel.it. Pagina di economia e lavoro che apriamo con l'attivo regionale dei lavoratori della sanità dell'Umbria. Per noi Paolo Pianigiani. L'insufficiente livello di attuazione del piano di riordino sanitario sancito dalla Regione Umbria un anno fa per ottimizzare tra l'altro le risorse pubbliche ed evitare duplicazioni tra le strutture territoriali nell'ambito del recupero di mezzi finanziari sempre più scarsi è alla base dello stato di agitazione del personale sanitario iscritto ai sindacati confederali CGL, CISL e UIL. Abbiamo voluto simbolicamente organizzare l'attivo di CGL CISL UIL e quasi CGL CISL UIL in una sede di lavoro per evidenziare che secondo noi ci sono una serie di provvedimenti annunciati e rimasti solo sulla carta che stanno producendo il mancato provvedimento e la mancata riforma sta producendo una ricaduta sui servizi e sui dipendenti. Nel corso dell'affollato attivo regionale presso la struttura ospedaliera perugina sono state formulate precise proposte anche per coinvolgere in pieno i lavoratori nell'operazione di riorganizzazione dei servizi con l'obiettivo di centrare meglio i risultati attesi. Noi riteniamo che sia fondamentale fare la riforma e quindi per fare la riforma dobbiamo fare anche delle operazioni di riorganizzazione. Abbiamo chiesto con forza che si sviluppi un tavolo di confronto proprio sulla riorganizzazione aziendale sia delle ASL che delle aziende integrate. C'è una grande novità peraltro in Umbria che è quella rappresentata appunto dalla costituzione di due nuove aziende integrate tra azienda ospedaliera e università. Noi crediamo che sia fondamentale in questo momento che però ci sia un percorso democratico e trasparente sulla riorganizzazione. L'attivo ha poi condiviso la proposta di aderire in pieno allo sciopero generale del 15 novembre con specifiche motivazioni per la sanità. Lo sciopero sarebbe di livello nazionale di 4 ore, ma a livello regionale le segreterie confederali hanno deciso di farlo di 8 ore per le problematiche nazionali e per le problematiche di livello regionale. In particolar modo noi oggi stiamo affrontando gli aspetti che riguardano anche la sanità nazionale, la sanità regionale e le problematiche che sono state innescate dal riordino del sistema sanitario regionale.
Torniamo ad occuparci della vicenda San Gemini perché a stretto giro si deciderà sul futuro della San Gemini e dei suoi lavoratori. Paola Costantini. Tempo stringe, il futuro della San Gemini sarà deciso a breve, qualche spiraglio sembra trapelare, ci sarebbe la disponibilità di Unicredit per un accordo con la cordata veneta e il gruppo Norda Gaudianello. Si parla addirittura di un accordo già raggiunto tra l'advisor che cura gli interessi per la San Gemini, Unicredit e la cordata di imprese che hanno interesse a rilevare l'azienda. Si tratterebbe di una proposta di concordato preventivo che dovrebbe arrivare al Tribunale di Terni che deve poi decidere sul futuro del gruppo Umbro. Il piano Salva San Gemini vedrebbe appunto il rientro anche del gruppo Norda Gaudianello che si era già esposto per rilevare alcuni rami dell'azienda, salvo poi tirarsi indietro a causa del pesante indebitamento di San Gemini che negli anni avrebbe raggiunto i 100 milioni di euro di cui 80 con Unicredit. Ad attendere notizie in proposito, i 136 lavoratori della società, più ovviamente l'indotto, che anche ieri per un'ora hanno presidiato i cancelli della fabbrica e che sono pronti a continuare la mobilitazione qualora nelle prossime ore non arrivassero notizie positive. E allora a questo proposito siamo in collegamento telefonico di nuovo con Michele Racanella della segreteria regionale Fly CGL. Bentornato a TEF Channel News. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci sono novità dell'ultima ora? Non abbiamo novità dell'ultima ora se non quelle che sono, diciamo, notizie ufficiose ma che sicuramente ci fanno ben sperare sulla proseguimento dell'attività aziendale. Ecco, quali sono questi spiragli che sembrano aprirsi per il futuro della San Gemini? A quanto pare c'è un accordo di massima, non ancora sottoscritto, ma sicuramente le fonti che ce lo riferiscono sono autorevoli, quindi è un accordo di massima a trovare le soluzioni più adatte per il proseguimento dell'attività lavorativa di San Gemini e la salvaguardia del gruppo. Si parla di concordato preventivo. Sì, questo è il percorso in cui è incanalata tutta la vicenda, visto che la procedura di concordato in bianco è già stata aperta da oltre 6 mesi, quindi stiamo dentro questo percorso, ma i dettagli dell'operazione proprio dal punto di vista giuridico ancora non le possiamo definire. Ecco, dopo l'assemblea che avete svolto davanti ai cancelli della fabbrica, abbiamo appena sentito, c'è stato un nuovo presidio e in questo momento davanti alla fabbrica c'è ancora movimento, c'è un presidio in corso, continuerete a manifestare? Non c'è un presidio in corso in questo momento, proprio alla luce delle ultime notizie che riteniamo doveroso approfondire per poi portare a conoscenza i lavoratori di tutto quello che sta avvenendo. È evidente che per noi l'attenzione è massima e stiamo pronti a inasprire le azioni di protesta qualora le notizie che al momento sembrano positive dovessero poi invece essere smentite. Bene, grazie allora Michele Racanella della segreteria regionale della Fly CGL dell'Umbria. Continueremo ovviamente anche noi ad occuparci di questa vertenza. Cambiamo argomento, voltiamo pagina perché oggi a Palazzo della Penna è stata inaugurata l'edizione 2013 di Umbria Libri, molte le novità, ma vediamo questo servizio. L'edizione 2013 di Umbria Libri ha aperto i battenti dopo l'anteprima Palazzo dei Priori con l'esposizione degli editori umbri allestita nelle sale del piano terra di Palazzo della Penna. Abbiamo avuto un problema tecnico con questo servizio, allora andiamo a entrare all'interno di Palazzo della Penna dove è stato tagliato il nastro dell'edizione 2013 di Umbria Libri. L'edizione 2013 di Umbria Libri ha aperto i battenti dopo l'anteprima Palazzo dei Priori con l'esposizione degli editori umbri allestita nelle sale del piano terra di Palazzo della Penna, centro di cultura contemporanea. La più grande manifestazione dedicata alla letteratura inaugura infatti quest'anno una collaborazione con il Comune di Perugia e il suo circolo lettori, scegliendo come sede principale il nuovo centro di cultura
contemporanea di Palazzo della Penna. Ed è questa una tra le prime novità, lo spostamento della location perugina dalla Rocca Paolina, dimora storica della manifestazione, a Palazzo della Penna, dove ha sede il Circolo dei Lettori, attività permanente del Comune di Perugia volta alla promozione della lettura e dell'editoria. Il Circolo dei Lettori ha una storia lunga, anche se non lunghissima, ma però sta andando molto bene perché siamo oltre i 1000 iscritti e quindi vuol dire che è stato accolto con entusiasmo dalla città di Perugia. Che cosa facciamo noi? Noi facciamo un sacco di cose, per esempio nel mese di novembre, oltre ad invitare un grande scrittore come Larson, abbiamo anche altri appuntamenti, abbiamo una serata fenogliana nel 50° della morte di un altro grande scrittore che è Fenoglio, italiano questa volta, ed è uno scrittore che scrive romanzi sulla resistenza. Alla luce della riduzione dei consumi culturali prodotta dalla crisi, tema di quest'anno è la cultura che, seguita da tre puntini di sospensione che accompagnano una serie di verbi, di azioni, la cultura che cambia, occupa, delude, che connette, muore, resiste, collabora, imprende, libera. Più di 130 le iniziative, tutte ad ingresso gratuito e due le location principali, oltre a Palazzo della Penna, a Perugia, appuntamenti a Terni presso la sede del Centro Culturale Caos e tre eventi a Gubbio, nello scenario della Biblioteca Sperelliana. Questo momento nel quale per la prima volta si vedono il calo dei consumi culturali e anche il calo dell'editoria e la crisi seria dell'editoria, si possa riflettere sulla cultura come una risorsa, come un investimento per la ripresa generale del paese e per il mantenimento di un livello di civiltà rispetto al quale il leggere, il confrontarsi e capire come qualsiasi offerta culturale è un'offerta che non è solo una proposta di arricchimento. Per questo Umbria Libri vuole declinare la cultura in tutte le sue forme, spazio dunque anche all'arte e alla fotografia, due le mostre fotografiche a Palazzo della Penna. Due fotografi molto amati, uno giovanissimo, Claudio Montecucco, che ha esordito qualche mese fa a Santa Maria della Misericordia con una mostra di grande successo intitolata Leggere Perugia e che ha per oggetto fotogrammi che immortalano lettori all'interno del contesto cittadino, e invece Marco Nicolini, fotografo già affermato e noto, che riedita Palazzo della Penna per l'occasione di Umbria Libri 2013 la sua mostra Spazi Sensibili, una mostra che ha per soggetti, come potete vedere, spazi e opere che esprimono la cultura della città, la sua storia, e che qui hanno un contesto, un nuovo contesto di fruizione pubblica. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. E allora approfondiamo questo argomento con l'assessore comunale alla cultura, l'assessore del Comune di Perugia, Andrea Cernicchi. Benvenuto a TEF Channel News. Grazie. Apertura di Umbria Libri edizione 2013, subito con un'importante novità, cambiamento di location e anche questa collaborazione con il Circolo dei Lettori di Perugia. Com'è nata questa collaborazione? Il Circolo dei Lettori ormai sono 2 anni che è attivo nella nostra città e ha attirato l'attenzione di molti perugini amanti della lettura, della narrazione, dei sogni. E così Palazzo della Penna, il nuovo centro di cultura contemporanea che ospita il Circolo dei Lettori, si è autorevolmente candidato per poter ospitare la più importante manifestazione dedicata alla lettura e alla letteratura che la nostra regione ha da sempre proposto. Abbiamo appena sentito 130 appuntamenti dai più svariati, ovviamente è impossibile elencare tutti gli autori, ma quali sono i principali eventi? Io inizierei segnalando oggi pomeriggio alle ore 16 alla Sala dei Notari il rabbino capo di Roma di Segni che presenta il libro di Anna Foa insieme appunto alla presidente del Circolo dei Lettori Gabriella Micucci, una riflessione sul tempo, sulla memoria,
sulla differenza, sulla relazione che è di assoluto livello nazionale e internazionale. Molte sono le attività, anche le attività collaterali che verranno proposte a Palazzo della Penna, da quelle culinarie, quelle legate al divertimento, radiofoniche, piuttosto che di gioco per i bambini. Un altro servizio che viene proposto proprio a Palazzo della Penna è l'attività rivolta ai più piccoli. Ecco, a questo proposito, passeggiando all'interno degli spazi di Palazzo della Penna, abbiamo visto uno spazio dedicato ai bambini, uno spazio molto luminoso, con dei disegni. C'è una forte attenzione quindi alla cultura da proporre fin dall'infanzia. Sì, l'obiettivo nostro è far sì che l'Italia possa migliorare la 23ª posizione in ambito europeo per quello che riguarda i consumi culturali. Appare inaccettabile e assurdo che la patria e la culla della civiltà occidentale, che è stato il nostro paese, sia oggi ridotto a guardare dal basso altri paesi che leggono, ascoltano musica, guardano film e vanno a teatro più di noi. È necessario fare autocritica e dare la possibilità alle persone di poter partecipare, tant'è che tutte le iniziative promosse dal Comune di Perugia e dalla Regione Umbria sono a titolo gratuito in questa fase che noi riteniamo importante. Molto importante. Questa mattina nel corso dell'inaugurazione si è parlato ovviamente della crisi economica che ha colpito il settore della cultura e dei consumi culturali, ma in che senso si può fare della cultura una risorsa? La cultura è lavoro, la cultura è impresa, la cultura è turismo, è arricchimento delle città. La cultura contribuisce al PIL italiano nella misura del 6% e è assolutamente sottodimensionata rispetto a quello che potrebbe essere. Tutti gli studi di settore indicano come turismo, cultura, tutela dell'ambiente, promozione dello stesso possa essere un veicolo straordinario di arricchimento anche materiale per le nostre comunità. Dobbiamo razionalmente gestire questo patrimonio straordinario che la storia ci ha lasciato e trasformarlo in ricchezza continua. Bene, grazie allora all'assessore Andrea Cernichi del Comune di Perugia e andiamo avanti con il nostro notiziario. Arrivederci. È stata inaugurata la stagione 2013-2014 del Lyric Theater di Santa Maria degli Angeli di Assisi, un cartellone ricco di eventi, a cominciare dal musical che ha aperto questa stagione. Stiamo parlando di Grease e dovremo avere in collegamento telefonico il direttore artistico del Teatro Lyric di Assisi, Paolo Cardinali, è in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, allora il musical Grease della Compagnia dell'Arancia ha aperto ufficialmente la nuova stagione. Qual è innanzitutto il titolo della nuova stagione? Il titolo della nuova stagione è Finestre Aperte. Finestre Aperte che vuole essere una sorta di incentivo ad aprirsi, appunto a far entrare positività, per cui è un invito alla positività. Bene, e a proposito del musical Grease, stiamo vedendo delle immagini in regia, se però è possibile cambiare la foto dell'intervistato. Allora, abbiamo detto, questo musical ha molti anni, questo musical è cresciuto nel tempo, la Compagnia dell'Arancia si conferma una compagnia di spessore che ogni anno torna al Lyric. Sì, lo spettacolo ormai diciamo che è diventato un cult musicale, nel musical, esattamente. È uno spettacolo ormai a 15 anni di storia, dei numeri veramente da record per l'Italia, è un long runner show, nel senso che c'è veramente una vita molto lunga. Sono stati ormai quasi forse più di 1 milione le persone che l'hanno visto, più di 1000 gli artisti che sono avvicendati negli anni, partendo dalla Cuccarini degli inizi fino ad arrivare ad oggi. È uno spettacolo che ad oggi ancora non risente assolutamente della sua longevità, perché è comunque uno spettacolo assolutamente godibile, brillante, con un gran bel cast anche in questa nuova edizione. Due repliche, una serata principale e una replica, tutto esaurito al Lyric? Sì, lo spettacolo che sta andando molto bene, sta dando grandi soddisfazioni sì, dal punto di vista di artistico e dal punto di vista di pubblico. Lo spettacolo continua a richiamare veramente tanto pubblico giovane, che probabilmente degli anni 50 ne hanno solo sentito parlare di Striscio, però insomma ecco, lei di nuovo insomma, ci conferma l'idea che gli anni 50 hanno veramente segnato una svolta importante nella musica, nello spettacolo di genere. Ecco, oltre a questo, quali sono gli altri appuntamenti imminenti?
Bene, dunque noi da domani sera abbiamo la prima data di partenza del tour dell'orchestra Leone Correnzo Arbore, uno spettacolo che insomma è stato ormai da qualche giorno. La settimana prossima avremo venerdì un grande evento internazionale al quale teniamo moltissimo in questa stagione, che è le Ballette di Monte Carlo. E poi che è appunto venerdì 15 novembre e il domenica 17 un Sicarrepicone, un atteso ritorno in teatro del duo televisivo. Bene, grazie allora a Paolo Cardinali, direttore artistico del Teatro Lyric di Assisi. Andiamo avanti con il nostro notiziario. Grazie a voi. Arrivederci, c'è la pagina sportiva che apriamo parlando del Perugia Calcio. Il DS Roberto Goretti chiede alla squadra contro la capolista una prestazione dignitosa. Paolo Pianigiani. Da una parte ci sarà una squadra lanciatissima in vetta alla classifica, l'Aquila, intenzionata a fare bottino pieno anche in trasferta per non interrompere la marcia trionfale verso la promozione. Dall'altra un Perugia deluso e avvilito dalla sconcertante prestazione di Barletta che non si concilia affatto con i programmi dettati dal presidente Santo Padre, allenatore Andrea Camplone, in avvio di campionato. Questo è lo scenario previsto per domenica prossima al Curi. In mezzo ci sono tre giorni decisivi per il tecnico del Grifo, tutto preso dall'ardua impresa di cambiare volto e mentalità ad una compagine apparsa senza nervo né idee nella deludente trasferta pugliese, salvata soltanto grazie alle prodezze del portiere Koprivets. Di questo stato di necessità si è fatto fedele interprete il direttore sportivo Roberto Goretti, che in conferenza stampa ha risposto così a chi gli chiedeva un giudizio sul prossimo avversario del Grifo. Visto un po' l'andamento della squadra, l'andamento del Perugia, del nostro Perugia in questa prima fase di giornata, non guarderei tanto la classifica, ma guarderei soprattutto a noi stessi, dentro di noi, e a pensare ad essere forti noi. Perché noi ci arriviamo a giocarci il campionato, alla fine, negli ultimi due mesi, allo sprint finale ci saremo, però bisogna vedere con quale forza, con quale identità, con quale mentalità ci arriveremo. È tutto per questa edizione di TEF Channel News, grazie per averci seguito, arrivederci. Meteo.it è l'unico sito dove la il che fa la differenza, ma ormai questo lo sappiamo tutti, vero? Previsioni per giovedì 7 novembre 2013, continua il tempo stabile sulla nostra penisola col ritorno però delle nebbie in pianura e nuove piovigini al nord-ovest. Nel dettaglio al nord possibile formazione al mattino di queste foschie o nebbie sulle pianure centrali, in genere avremo dei cieli poco nuvolosi, ma dal pomeriggio attenzione perché aumenteranno queste nubi sulla Liguria, il Piemonte, il Friuli con l'arrivo di piovigini in serata. Al centro cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi con qualche foschia mattutina sulle pianure della Toscana. Anche le regioni meridionali, bisogna dirlo, vivranno un'ottima giornata all'insegna di cieli sereni ovunque. I venti soffiano tutti debolmente da direzioni variabili. Vediamo a questo punto che cosa ci dicono le temperature per questa giornata, se ci sono delle variazioni importanti. Minime in ulteriore lieve diminuzione al nord con, vedete, 4-11 gradi, ma 17 gradi in Liguria, tra i 7 e i 17 gradi al centro e al sud. Di giorno avremo un lieve aumento termico con 16-20 gradi al nord fino a 22 gradi al centro e 20-25 gradi al sud. Bene, la previsione...